Signora, se vuole origliare, si sporga un altro po', da lì non si sente niente, o sbaglio? Ah, che furba che sei, carina. Se mi sporgo, mi vedono. Mi scusi, signora, ma non le sembra che non sia un buon esempio per i ragazzi che gli adulti ascoltino le conversazioni private? Io non sto ascoltando niente, Antonio. Io sono molto preoccupata perché evidentemente succede qualcosa in quella stanza. Già, Flor che entra e esce come una pazza. Il mio figlioccio con tanto di muso lungo. Ma se è qualcosa di brutto lo verremo a sapere subito. Comunque, senta, la ragione per cui sono venuta qui è fare una domanda a Roberta. Nient'altro. Che cosa mi vuole chiedere? Ma perché? Parlano a voce bassa, dico. Perché magari stanno facendo qualcos'altro, no? Io credo di sì. Madame, ne ha per molto con la bambina? Faccio tardi per il pranzo. Ma allora si occupi del pranzo, Antonio, per favore. Roberta, amorino, la sai una cosina? Ho sognato la tua mamma ieri. Ah, sì? E sai, lei mi diceva... come si chiamava? Perché non ricordo bene il suo nome, sai, tesorino. Ehi, sta andando a fuoco il formaggio, brucia! Il nome di tua madre, il nome della mamma, tesoro, qual è? Il nome di mamma, com'è? Oddio, si levi, signora, si levi, mi stai incendiando allora la cucina! E allora chiami i pompieri, non rompa! Sofia, se vuoi sapere qualcosa, chiedilo a tua sorella, a me non chiedere niente. Pedro, so che sei una brava persona, ma lo faccio per metterti in guardia da Delfina. Lei... Adesso tocca a te. Sofia, fuori! Ma mamma, io... Fuori! Tu sentimi bene, caro mio. Delfina si sposerà con Federico. Con te non ci sarà assolutamente niente, è chiaro? E se la mia bambina poi non dovesse obbedirmi, non ti dimenticare una cosa. Mia figlia è di alto livello e tu di basso. Sempre ti tratterà come un giocattolo. Perdonami se te lo dico così, tesoro, ma questa è la vita reale, mica un sogno. Non siamo in un film d'amore. Mi spiego? Io lo dico per te. Occhietti azzurri. Se ha finito, io mi ritiro. Buonanotte. No, aspetta, ti sei dimenticato quello lì. Sai, se dobbiamo chiamarti per farti fare una commissione, è meglio prenderla. Non le dico quello che penso, perché è una signora. Eh sì, sono una signora. E tu cosa guardi? Stupida! Vieni. Cosa facciamo sveglia a quest'ora, piccolino? No, ho sentito delle grida, volevo andare a vedere. No, ti sarà sembrato, tesoro, vieni. Ascoltami, perché non parliamo un po'? Continuiamo con la storia. Come si chiamava la tua mammina? Raccontami. Hai visto? Stanno urlando, non c'è. No, non stanno urlando, tesoro. Beh, non lo so. E allora chiamati i pompieri, la polizia. Dobbiamo vedere cosa succede. Vieni dalla stanza. Aiuto, aiuto, aiuto. Guardatelo, guardatelo, guardatelo. No. Martin, Martin, calmo. No, no. No, che? Mamma, calmati, stai calmo, stavi gridando durante il sonno, stai tranquillo. Va bene, qua siamo arrivati al puro scandalo, santo cielo. Adesso è passato, ho risolto il problema. Cos'è successo, Martin? Cos'è successo? È successo che stavo sognando che l'elicottero di papà cadeva. E quando io mi avvicinavo per guardarlo, quello che era morto non era papà, era Federico. Dai, è finito tutto. Dov'è Flor? Vorrei saperlo anch'io. Dove sta Flor? Perché invece di compiere i suoi doveri, la ragazzina se ne sta al bar con Federico. E chissà perché poi... Perché mi hai mentito, mamma? Io lo sapevo. Lo sapevo, basta, me ne vado di casa. Non ho più niente da fare. Calmati, Delfina mia, tesoro, calmati. C'è una spiegazione. Bene, ora che ti sei sfogata, posso parlare io? Perché? Per mentirmi di nuovo? Non posso fidarmi di nessuno in questa casa, nemmeno di te, e sei mia madre. Piccolina, se non ti ho detto la verità è solo perché ero molto alterata. Alterata o no, tu mi stai facendo impazzire, mamma. D'accordo, ho capito. Va bene. Prima di tutto sono tua madre. Perciò se te ne vuoi andare ti appoggerò. Andrò da Saldivar per chiedergli di trovarti un appartamentino. Anche se solo per alcuni giorni. Lo voglio da domani stesso. Farò il possibile. Però, Delfina mia tesoro, dammi retta. Non devi arrenderti. È chiaro. Se te ne vai, te ne vai per trovare un piano di riconquista. Te ne vai
però dentro sei distrutta. Che Federico capisca quanto soffri per lui, come stai male per lui, che si senta colpevole. E tu non buttarti giù. Capito? Tu sei la buona della favola. Tu sei la vittima. È tutto chiaro? Sì. Ora ho capito, sì. Molto bene. E se sarà necessario, per tutto quello che hai fatto e tutto quello che hai detto, forse gli dovrai chiedere anche scusa. Non ci penso affatto. Neanche morta. Delfina cara, non sei nella posizione di poter scegliere. Tu vuoi recuperare Federico, sì o no? Federico? Sì. Non ti preoccupare che domani stesso me ne vado da casa tua. Per favore, non dire casa tua come se fosse solo mia. È anche la tua casa. E lo è anche di tua madre e di tua sorella. Delfina, non c'è bisogno che te ne vada. Non andare via. Perché dovrei rimanere? E per chi? Se qui ogni quadro, ogni foto, ogni angolo mi fa pensare che non sto più con te. Lo vedi? Che cosa? Perché vuoi che rimanga se non mi ami? No, non dire così. Io ti voglio molto bene. Ti voglio molto bene. Non mi basta. Vado in cucina a prendere l'acqua. Vai da tuo fratello, ha bisogno di te. Federico, che paura! Perdonami, in effetti ho avuto paura anch'io. Ma la pensavo che rimanessi solo una notte nella mia stanza, non di più. No, sì, dovevo rimanere solo per una notte. Però con questa storia del rilassamento mi è passata di mente. Ascoltami, caro, io me ne vado subito. Non ti fare nessun problema. No, anzi, non farti problemi tu. Stai tranquilla, vedo che ti sei sistemata comoda, quindi rimani pure. Posso restare? Sì, puoi restare. Federico, tesoro. Grazie mille. Grazie mille, amore mio. Ti ringrazio con tutto il cuore. E tu, piccolo amore, dove andrai a dormire? Io posso prendere qualcosa dall'armadio e andare a dormire nello studio, tanto domani ho da fare. Nello studio? Sì. Oh, sì. Federico. Cosa? Tu sei il figlio che non ho mai avuto. Che cucciolotto. Che carino. Ascolta, Federico, io volevo solo chiederti una cosa. Dimmi. Se tu potessi essere più comprensivo con mia figlia, capisci? Perché poverina lei è una bimba indifesa. Prima la storia della morte del papà, e poi la Germania, l'Argentina, così tanti paesi che non si sa più a quale appartenere. E adesso sente che non appartiene a nessuno perché... Malala. Cosa? È molto dura per tutti. Dura? Sì, certo. Riposa bene. Grazie. Se quella sciagurata si lascia scappare questo zuccherino, l'ammazzo. Delfina, guarda che io... Shh. Non dire niente. Più tardi mando una macchina per prendere il resto delle mie cose. Addio. Delfina, per favore, non te ne andare. Non puoi andartene via. Amore, ma dimmi almeno dove andrai. In un appartamento che mi ha trovato l'avvocato di mia madre. Era nell'eredità del mio papà. Federico. Cosa? Io ti amerò per tutta la vita. Farei qualsiasi cosa per te. Se ami qualcuno, lascialo libero. Se torna, è tuo. Se no, non lo è mai stato. Io non merito che tu mi ami tanto, né che tu mi dica questo.